è tutt'altro che solo sushi. Anzi, sushi. Sushi. Konnichiwa minasan, sono Esther e oggi vi presento uno dei nostri viaggi più richiesti di sempre, il Giappone. Questa destinazione è lontana geograficamente dall'Italia, ma in un certo senso è anche molto vicina ai nostri cuori, perché molti aspetti della cultura giapponese ci affascinano così tanto che sono entrati nella nostra quotidianità. Dai film di Miyazaki, ai manga, ai fumetti, alla cerimonia del tè. Scopriremo che in questo paese tradizione e modernità convivono in simbiosi ed è proprio questo che contraddistingue questo viaggio. Dalla futuristica Tokyo, con un agglomerato urbano di quasi 35 milioni di abitanti, alla pace dei sensi che si trova nei templi buddisti e nei santuari shintoisti. Passeremo anche per la regione delle montagne, dove potremo ammirare il Monte Fuji dalla regione dei laghi e villaggi tradizionali, con i tipici tetti di paglia. Potremo poi ammirare il Giappone che è nel nostro immaginario, il centro di Kyoto e le sue vie da cartolina. Giardini giapponesi, tempi di legno, incensi, geisha, un popolo gentile e rispettoso rendono questo paese unico e assolutamente da visitare. Impareremo anche qualche simbolo dell'alfabeto kanji. Le curiosità che rendono il Giappone una meta da sogno sono moltissime. Vediamole! Si trovano macchinette automatiche, dette Jidonbaiki, che vendono bevande e oggetti stravaganti in tantissimi punti di ogni città. Scoprirai che ogni fermata della metropolitana di Tokyo ha un jingle personalizzato che ti dà il benvenuto. Vedrai dal vivo geisha che passeggiano per i vicoli di Gion per entrare in edifici fatti di legno e carta. Scoprirai che il sushi in Giappone è molto diverso da quello che conosciamo. Il pesce fresco viene sistemato con cura sopra un pugnetto di riso e il wasabi viene sempre messo tra i due strati di cibo. Ma la cucina giapponese è tutt'altro che solo sushi, anzi, durante il nostro viaggio avremo modo di assaggiare pasti kaiseki fatti da tante piccole pietanze dalle forme bizzarre, ma soprattutto potremo assaggiare il ramen, tipico piatto a base di spaghetti serviti in brodo di carne o di pesce. Niente strani animali fritti o insetti, la cucina giapponese ti stupirà per i suoi gusti eccellenti. L'itinerario si sviluppa tra Tokyo, il Monte Fuji, Matsumoto, Kyoto, Nara e Osaka. Cominceremo da Tokyo, la città più sorprendente del mondo. È incredibile come in un agglomerato urbano di così tante persone ci siano così tante aree verdi e luoghi di pace e serenità. Uno di questi è sicuramente il grande parco Yoyogi, dove al suo interno si trova il santuario shintoista più importante della città, il Meiji Jingu. Non mancheranno delle passeggiate nel parco di Ueno e nei giardini del Palazzo Imperiale, dove in autunno le foglie degli aciri e dei ginkgo si colorano di giallo e di rosso. A Tokyo visiteremo i quartieri più caratteristici. Akihabara, il quartiere dell'elettronica, dei videogames, dei manga e dei gadget assurdi. Asakusa, il quartiere più tradizionale della città, con il tempio buddista più antico, il Sensoji, con la sua pagoda altissima. Shibuya e Shinjuku, che vedremo illuminati a giorno dai loro cartelloni pubblicitari. Visiteremo anche il Museo Nazionale di Tokyo per un approfondimento sulla storia giapponese. La parte centrale del viaggio è dedicata alla visita del Monte Fuji dall'area dei Cinque Laghi. Qui soggiorneremo in una struttura che ci darà l'opzione di poter dormire in una camera tradizionale giapponese con tatami e futon. Visiteremo anche la città di Takayama, col suo centro storico ben conservato, e il villaggio di Shirakawa-go, patrimonio UNESCO, con le sue case dai tetti di paglia. Il nostro viaggio proseguirà poi verso Kyoto, la città più affascinante del Giappone. Qui le tradizioni si tramandano di generazione in generazione. La città fu risparmiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e racchiude in sé tutta l'essenza della cultura giapponese antica. Passeggiare per i quartieri di Higashiyama e Gion è come fare un viaggio nel tempo, soprattutto la sera, quando le lanterne illuminano gli ingressi dei locali in legno e bambù. Qui visiteremo i templi più significativi, il Kyomizu-dera, il Kinkakuji o Padiglione d'Oro, il Fushimi-nari e il Tenryuji, con la sua famosa foresta di bambù. Ci sposteremo poi nella città di Nara, che è stata capitale del Giappone nell'VIII secolo. Il suo parco è un luogo fantastico dove centinaia di cervi passeggiano liberamente. Qui si trova l'imponente tempio Todaiji, con l'edificio di legno più grande al mondo, e al suo interno è posta una statua di Buddha alta ben 14 metri. Termineremo il nostro viaggio con la città di Osaka, una città all'avanguardia e moderna con una vita notturna molto movimentata. Qui ci immergeremo nel caos di Dotonbori con le sue luci fluorescenti e insegne stravaganti. Immancabile sarà la visita al castello di Osaka, il simbolo della città. Insomma, abbiamo un itinerario bello ricco e come al solito torneremo a casa con la valigia piena di gadget
e souvenir. Sicuramente questo è un viaggio in cui si cammina moltissimo perché le cose da vedere sono tante e variegate, ma non temere, la maggior parte degli spostamenti avverranno tramite il nostro confortevole bus privato. Il clima in Giappone è molto simile a quello dell'Italia, quindi se il tuo viaggio sarà in autunno ti consigliamo di portare indumenti a strati e un impermeabile, le scarpe comode sono fondamentali. Partiranno con te dall'Italia accompagnatori esperti del Giappone che sapranno spiegarti la storia e le curiosità dei luoghi che visiterai. Inoltre, sapranno darti assistenza ad ogni tua esigenza durante il viaggio. Troverai tutti i dettagli di cosa incluso nella quota del viaggio sulla scheda pubblicata sul nostro sito www.ilviaggiochetimanca.com. Parti con noi! Sayonara!